Eccoci qua di nuovo per il solito striscietto, ragazzi. Questa volta abbiamo a che fare con Davide Cristallo, ragazzi. Che sta sopra questa palla qua, che sta guardando verso l'alto. Lui, sapete perché guarda verso l'alto, ragazzi? Perché l'umanità è stata creata dall'UFO, dall'alieno. Ok? Andiamo, possiamo imparare, ragazzi. E ci sono le prove, ragazzi. C'è stato un attacco alieno in India, con feriti e morti. Ne parlano i giornali. Porca puttana. Non lo sapevi? Attenzione, eh. Questo è il nostro cristallo, ragazzi. Vedo un po' di ricchezza qua dietro, io, eh. Nel questo background, diciamo, questa giacca, cravatta, il guinzaglio, ovviamente, già la dice lunga. Ma attenzione, ragazzi, chi è che ha visto questi UFO che hanno ammazzato, c'è stato perché sono in India? Li ha visti un magistrato, ragazzi, un rettile, quindi molto affidabile, con la sua telecamera. Il rettile si trovava proprio lì, è passato Lufino e lui l'ha filmato. Credibilissimo. Noi poveri stronzi non vediamo mai questa roba, ma i rettili, il magistrato, l'alieno e l'ha messo, l'ha registrato, è stato addirittura un giudice della corte. Capito? Ragazzi, dobbiamo capire da dove arriva tutte queste menzogne, ovviamente. E allo stesso modo il rettile dice: io sono in contatto con Dio, gli dice, io parlo con Dio, eh? Noi poveri stronzi, noi. Sarà vero, questi parlano con Dio. Forse è meglio che sento insomma le loro profezie, le loro minchiate. Sempre il rettile, però, ragazzi. È in contatto. È un superuomo, ha questi poteri, no? Quindi andiamo avanti. Lo vediamo in giro dai soliti ignoti, purtroppo. Come Inzaghi nel Lion qua con Luke Anali. Poi lo vediamo dai soliti ignoti come anche il Silver. Ragazzi, sto per dirvi una cosa, ragazzi. Ma cosa importa? Non so, non mi ricordo, a volte ho visto dei video di sto clown. E ricordiamo, ragazzi, che quando io vi dico di clown, dov'è? Spegni la paura, qua. E questo Silver Nervuti fa parte dei mostri, come fa parte dei mostri BioBlu, Canale Italia, Casa del Sole, 100 giorni da pecora. Radio, radio, visione TV, il vaso di Pandora, luogo comune. Qui ci sono solo alcuni, ragazzi, ma ne abbiamo altri, ovviamente. E poi facciamoci caso anche, fammi aggiungere anche questo, che tutti questi personaggi, ragazzi, va che ti rivà, che ti rigira. Vediamo che ci sono un po' di pause nella mia registrazione in questo momento, ma non vi preoccupate, queste sono, diciamo, la banda di coglioni, del risveglio, diciamo, no? E se voi vedete, ragazzi, Silver Nervuti sta qui da qualche parte, non ci sono cassi, porca puttana. E se voi vedete, questi si invitano uno con l'altro. E capito, questo è il loro gioco, ragazzi. Si invitano uno con l'altro e li puoi riconoscere, ragazzi, perché insomma hanno tante visualizzazioni. Ma noi andiamo avanti anche se il mio computer è lento. Io, infatti, adesso lo metto un secondo in pausa così e saltiamo questo momento così, diciamo. Here we go again! Siamo tornati e vediamo le perle che ci dice il cristallo, ragazzi. Il cristallo ci dice che direi con forza che le coscienze si stanno risvegliando, come per l'esperimento della centesima scimmia. Molti parlano di un numero critico raggiunto il quale l'intera umanità farà un salto evolutivo. Lo vediamo, effettivamente. Qui sul suo Facebook mi cita un certo Franco Cassi, Fracasso. Cazzo, porca puttana, il 1º maggio abbiamo un'occasione unica per tornare a decidere del nostro futuro. Andiamo a vedere chi è Franco Fracassi, ragazzi. È stato da BioBlu e cominciano a scattare gli allarmi. È stato da Centro TV, qua, come si chiama? Quello di sto tizio qua, ok? E
È stato da Visione TV, guarda come si riconnettono, è stato anche in TV soprattutto, è stato da me più, di un certo Eugenio Miccoli. Eugenio Miccoli ci parla nel suo sito e nei suoi video di Malanga, quindi tutti i punti si connettono, e addirittura è stato un giornalista di BioBlu. Quindi i mostri sono tutti interconnessi, ragazzi. Vediamo dove ci porta questo viaggio. Questo fracassi che lui ci ha linkato su Facebook è alla Rai, Agorà, Rai 3. È stato alla 7, l'abbiamo già detto. E addirittura mi abbraccia un certo Elio Lanutti, Lanutti in albanese significa merda. E questo Lanutti, ragazzi, è questo qua. Vediamolo. Movimento, dice. Movimento un'altra volta. Ed eccolo, la giacca, la cravatta. Di Maio presidente, c'è scritto qua. Guarda il rettile, sta quasi shapeshiftando, partecipa, scegli, cambia, c'è scritto qua. Guarda il rettile in TV, ragazzi. Guarda che un attore nato, cazzo. Con i soliti mostri, qui abbiamo un rettile che sta shapeshiftando in diretta, ma nessuno se n'è accorto. Qui lo vediamo con Benetazzo, testa de. E anche con quest'altro soggetto qua. Poi qui lo vediamo con Tremonti e quattro campagne e due fiumi. Poi qui lo vediamo al Senato, ragazzi. Questo è il cristallo, ragazzi, ha condiviso questo soggetto qua, il Fracassi. E il nostro Fracassi è stato anche dei soliti. Ragazzi, vedete come è tutto interconnesso? Tutto? Si invitano uno con l'altro. Poi guarda qua, mi è venuto il dubbio. Siccome ultimamente su Telecolor ho visto un servizio che hanno fatto sulle cazzo di scie chimiche, e tutti si preoccupano di queste scie chimiche mentre hanno il cazzo infilata proprio alla grande. Sì, però con le scie chimiche, ed era un servizio proprio di Telecolor. E Telecolor mi invita anche questo mostriciattolo qua. Ma a questo punto, ragazzi, se ci sono altre, se vengo di nuovo a contatto con cose sospette sul suo Telecolor, che a quanto pare sembrerebbe una specie di BioBlu forse, magari li debunchiamo anche questi. E qui vediamo un essere un po' troppo sospetto, questo collo così lungo, questa testa così grossa. Ma di che cazzo stiamo parlando? Guarda, quindi ritorniamo di nuovo a casa di Davide Cristallo, ragazzo che lo sta intervistando, questo fracasso di Velletri, no? Quindi vediamo cosa ci condivide spesso questo Davide Cristallo. Lui punta moltissimo su questi alieni e noi siamo stati dai gli alieni, dice ovviamente non da Dio, Dio è tutta una minchiata come vedremo secondo lui più in là. Qui il capo del Pentagono dice che nel nostro sistema solare ci sono alieni. E lui lo condivide, cioè il sistema stesso dice che ci sono alieni perché vuole mandare avanti questo inganno. E lui è tutto fiero, lo condivide questa roba, questa è la gravità. Anche lui ci mette questo cazzo di simbolo del sole che fa così tanto ultimamente. Però lui lo chiama il suo Nassim Haramein, lo chiama il fiore della vita. Minchia. Fiore della vita. Poi condivide un certo Orsini, si chiama questo, però un mostro della TV, diciamo, è tutto fiero, eh? Parla dei soliti giganti, mamma mia. E qui abbiamo il solito. Ci sono aggettivi per descrivere questo soggetto qua? Non ci sono, e quindi noi non li usiamo. Parliamo di astrologia con Marco Fischetti. Cosa ci dicono le stelle di questo momento? Vedono le stelle con questa energia che si sta infilando nel culetto? La vedono per caso? O va tutto bene come dice anche Branco alle stalle? Branco alle stelle. Branco, come si chiama? Quello là, il vecchio. E poi arriviamo al proprio la crema della crema, ragazzi.
Lui ha invitato un certo Alessandro De Angelis che ci dice che ovviamente Gesù era figlio di Erode. E siccome Erode, e che insomma Gesù è figlio di Dio, a lui Erode e dice: Erode, Erode, qua e là, e dice tutte minchiate del tipo che la storia segreta di Gesù. E ovviamente questo Alessandro è stato anche da Inzaghi nel Lion, perché anche Inzaghi nel Lion di Luke Anali. Che cazzo è successo? Ah, abbiamo degli errori, mi dicono dalla regia, ed è rimasta la mia faccia da schizzato totalmente. Ma pare che sta registrando. Quindi a questo punto metto un secondo in pausa. Ebbene sì, abbiamo risolto il piccolo inconveniente tecnico e possiamo parlare di come questi mostriciattoli, il loro compito è togliere Dio, ragazzi, sempre. E si invitano uno con l'altro, stanno lì e Gesù non esiste, Dio, Bibbia, la Bibbia non ci parla di Dio. Tutte queste cose qua, perché loro una volta che hanno levato Dio, ragazzi. Una volta che hanno levato Dio, siccome questi sono i soldatini del sistema, ragazzi, al sistema, se tu vedi la gente per strada, o i film che trasmette la TV, ovviamente quando vedi per esempio che nei film dicono Cristo come sinonimo di cazzo per dire, no? Questo perché il sistema deve togliere Dio, ragazzi, perché se noi abbiamo questo arbitro che controlla la nostra vita, diciamo, è come se, diciamo che mettiamo delle regole che ci frenano, no? E quindi certe cose non vanno fatte, no? Come l'arbitro fischia un fallo, però se non c'è l'arbitro, il rettile può entrarti in scivolata e spaccarti le gambe e lo vediamo tutti come una cosa normalissima. Ma questa gente qua promuove le idee del sistema e questo è quello che cerco di dirvi sempre con questi video che si chiamano Debunked. Ecco. Gesù, ultimo figlio di Erode, e Maria, figlia di Cleopatra. Hai capito? Sti rettili qua, sti mezzi morti qua, ci dicono che noi non abbiamo capito un cazzo. E guarda caso stanno dei soliti ignoti qua, le ali del bruco qua. Sono loro, ragazzi, è il sistema stesso che ha vomitato questi esseri. E loro, in linguaggio diverso, dicono sempre le stesse cose che dice anche la TV. Beh ragazzi, riprendiamo, sono sotto attacco pesante di demoni, ragazzi, che mi danno dei problemi tecnici, ovviamente, ovviamente. Andiamo avanti con questi mostriciattoli. Ecco, lui ha scritto un libro che dice la fine del cristianesimo. Con questa scoperta che ho fatto è finito tutto, ragazzi. È finito il cristianesimo e Dio non c'è e via. Qui lo vediamo di nuovo da Inzaghi nel Lion e dice perché vinceremo noi? Ecco perché. Va tutto bene. Cioè, loro dicono le stesse cose che dice il sistema, no? Andrà tutto bene, ma con un linguaggio diverso. Siete morti, purtroppo. Non lo capite questo. E guardate questi mostriciattoli. E questo è il nostro numero uno, ragazzi. Il nostro numero uno. Poi qui vediamo che lui ci cita un certo Bob Lazar. Bob Lazar! L'uomo che ha toccato l'antigravità, la sua storia ormai confermata dal tempo. Ma che cazzo è? Tutte cose che non si possono provare, ragazzi. Il bello è che Bob Lazar, ragazzi, è una mignotta proprio, sta da Joe Rogan, cioè ha fatto i soldi con i polli proprio, gli dice che io sono stato dentro una astronave, ho provato l'antigravità. Cioè, ragazzi, chi la spara più lunga per. E le pecore con i popcorn là abboccano a tutte queste minchiate che gli dicono, no? Joe Rogan, ragazzi. Joe Rogan è la mignotta delle mignotte, è il bio blu americano proprio. E qui lo vediamo addirittura questo Bob Lazar che lui ha condiviso. Sta da Larry King, ragazzi. Larry King è la specie di Costanzo americano. In TV non vi viene il dubbio come mai spingono questa gente e lo spinge anche la controinformazione questi qua che faccio vedere sempre, non vi viene il dubbio che ve stanno a pià per culo? Lui, questo Bob Lazar, aveva tutto un giro di prostituzione e praticamente si prendeva il 50% con una prostituta, diceva, è stato condannato e provato che era tutto vero questo, eh? Fatevi ricerca, c'è tutto un scandalo su. Questa è la gente che voi.
Mannaggia la pecora, senza cervello. Questa roba si trova su Google, oh. Come mai io ci riesco e voi no? David Icke, imperdibile. Ci condivide anche David Icke, ragazzi, che lasciamo perdere. Poi ovviamente ha invitato il mitico Mauro Biglino, ragazzi. La Bibbia non parla di Dio, eccetera, eccetera. Ma di che cazzo stiamo parlando? Che è stato da Fedez, insomma, Biglino, che l'abbiamo visto la foto col Rotary, eccetera, eccetera. Rotkari, che si dice in albanese. Rotkari significa testa di cazzo. E adesso andiamo a conoscere questo dottor. Lui ci ha fatto un video con un certo Carlo Brogna. Parlo Brogna, Carlo Brogna, quella cacagna, ci dice che il SARS coglione infetta anche i batteri, ragazzi. Scoperta sconvolgente, ragazzi. Il niente può ammazzare tutti noi, può infettare un altro niente, diciamo. E qui addirittura fa un video su un certo David Wilcock, ragazzi. David Wilcock ormai è realtà, non complotto, alta rivelazione, ragazzi. Vediamo chi è David Wilcock, ragazzi. Sta qui con un pedofilo satanista, il leader degli Aerosmith, come se niente fosse, tutto fiero. Questo è il nostro Davidino, ragazzi. Questo è un miliardario, ragazzi. C'ha ville da miliardarie, e facendo soldi e scrivendo libri sugli alieni di qua, gli alieni di là, i polli abboccano. E lui non fa niente, scrive queste minchiate, i polli gli danno i sorti. Questo. E qui ci sono siti interi dove proprio fanno vedere come non ci ha preso proprio da anni, cioè tutte le sue profezie non si sono mai avverate, ragazzi. Nel 98 diceva che ci sia questo grande risveglio dell'umanità, perché stiamo approcciando l'era dell'acquario, e questo è dovuto anche ai cicli del sole, che sono anomali, e che farà sì che le pecore si sveglino. Minchia, questo lo diceva nel 98, ragazzi. Minchia, abbiamo visto come si sono svegliate le pecore. Poi il 1998, questa è c'è cioè una trascrizione automatica di YouTube, però cerchiamo di capire le altre minchiate che ha detto questo. Nel 98 dice che ci sarà un grande risveglio, eh? Poi, ma fra le previsioni più strane di Wilcock, era quella che saremmo diventati come Cristo e avremmo avuto la capacità di riavvolgere il tempo lineare come se fosse una videocassetta, la capacità di volare e manipolare la coscienza con il solo pensiero. Queste minchiate le diceva nel 98. Queste sono le stesse minchiate che vi dicono la banda dei coglioni, no? Nel 2001 diceva che sarebbero cambiati i poli magnetici della Terra, cosa che non è. E ci sarebbe venuto anche Cristo nel 2001, eh? Non ci ha preso, purtroppo. Ritenta sarebbe fortunato. I don't know whether this will be the big one. Qui diceva che nel 99 ci sarebbe stato un grande terremoto, come in America, il grande terremoto che si aspetta da un momento all'altro, che farà tipo una strage. Lo chiamano The Big One, cioè il terremoto grande, ma nel 98 l'ha detto, non c'è stato nessun. E scriveva libri dove diceva tutte queste minchiate. Poi lo stesso, questo qua del video, che ha fatto tutta una citazione, c'è cioè tutto un sito con le sue minchiate, addirittura ha scoperto che lui praticamente copia le idee che scrive nei libri, li copia da altri. Cioè, sono tutte idee dette da altri. Cioè, c'è un sito dove tu praticamente puoi mettere il testo di un libro, il testo di un. E praticamente basta che metti un testo di un libro, e nel database di questo sito va a riconoscere certe idee o certi passaggi, per esempio, totalmente copiati da altri libri. E ti dice: guarda, qui, in questo libro ci sono le idee di questo, è stato copiato qua. Questi clown, voi vedete questi mostri qua. Lastly, there is again a repeated reference of upcoming chance and event here in the planet. We need to realize that this is speculation, but fact. I've written a very cold convergence of legacy scientific recent point gives a definitive proof that ascension event is really going to happen. Insomma, la gente si sveglierà, minchiate varie, cose che non sono successe. Poi l'ultima dice: why? Convergence of fantastic. Seeing is more in all time.
Insomma, le stesse minchiate, ragazzi, che ho detto anche prima. Poi qui ci dice che nel 2017 dice che il Deep State è finito, eh. Adesso Trump li metterà tutti dentro ed è finita. Questo nel 2017, ovviamente. Poi, sempre così connesso a tutto quel mondo di QAnon e tutte quelle minchiate là, c'è questo mostro, ragazzi, questo fra gli esseri più vomitevoli che ho mai visto, ragazzi. Se voi mettete questo video qua e vedete i movimenti del corpo di questa persona, ragazzi, sembra proprio, cioè, il classico coglione che quando eravamo in classe lo prendevano tutti in giro. È proprio un deficiente, ragazzi, lo dovete vedere, fa tipo dei movimenti strani quando parla e lui praticamente avrebbe tipo avrebbe fatto una profezia e quindi ci avrebbe salvato dal cogliona, ragazzi, perché grazie a lui, infatti, c'è un video dove dice che ha salvato delle vite con i suoi libri, perché lui prima del Cogliona avrebbe detto che ci sarebbe stato un attacco bioterroristico, eccetera, dalla Cina, ok? Che sono le stesse minchiate che si sa, cioè anche il popolo sa che questo ce l'ha fatta la Cina, bla 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 bla. E questi ripetono le stesse minchiate e lui lo condivide questo mostro! E lui ci avrebbe salvato un sacco di vite dal niente. Dal nemico invisibile, cioè, qui si chiama la comicità pura. E questo lo condivide! Pagore! Vediamo dove si è invitato ovunque, da Stupider, come si chiama questo? Questo è un mostro, ragazzi. Questo è un mega mostro che fa finta di essere col popolo, no? È una specie di bio blu pure questo. Stupiders. Ecco, Stupiders. Stufato di Pietro. Ecco, ragazzi, vedete questo video qua. È qualcosa di orripilante. Cioè, sembra un film degli orrori, se lo vedete. E c'è la gente sotto nei commenti: grazie, come sei eroico, che ci hai salvato la vita, grazie alle tue profezie, no? Incredibile, ragazzi. La cosa vomitevole sta roba, eh. David Icke, gli alieni sono tra noi. Ritorniamo al canale YouTube del nostro cristallo, ragazzi. E il nostro cristallo invita un certo Felice Vinci, ragazzi. Giacca e cravatta, si sono messi dietro ai libri, là, in modo molto strategico. E vediamo, questo qua, questo Felice Vinci è stato da BioBlu. Quindi già fine. Cioè, se BioBlu promuove qualcosa, ragazzi, puzza di brutto, ok? Quindi, ovviamente, è stato anche da Inzaghi nel Lion. Si invitano fra di loro i rettili, ragazzi. Ok? Poi è stato da Border Knights. Border Knights, ragazzi. È stato anche alla Rai. E lui ne parla, l'ha invitato, l'ho intervista. C'è, cioè, uno che finisce in TV, ragazzi. Qui siamo. La TV è veramente per i polli proprio. Cioè, la TV è palesemente un inganno totale, no? E la TV non inviterebbe mai una persona se non fosse, diciamo, funzionale al loro programma, no? Di inganno, no? E lui cosa fa? Invita questa persona che è stato in TV. Capiamo di cosa. Capite, ragazzi? Allora, qui c'è una bella chiacchierata col nostro parrucchino, ragazzi. Ok? Qui ci dice perché gli alieni non si fanno vedere apertamente e palesemente. Ma ragazzi, questi ci mangiano sul non probabile, ragazzi. Ci mangiano. Perché se, come ho detto, ho fatto l'esempio del telecomando, se due persone si mettessero davanti a questo telecomando, non ci sarebbe nessun cazzo di dubbio che è un colore nero questo telecomando. Ma quando le cose non si possono provare, lì ci mangia il rettile. E voi, siccome vi piacciono queste storielle e le vedete come se fosse una favoletta prima di andare a letto, perché poi dovete svegliarvi, andare a mettervi a pecora per Satana e andare a lavorare, però siccome siete stanchi per Satana, vi ha fatto un culo così al lavoro e siete esauriti, volete una storia così leggera, bella, così fantasiosa, e loro vi sparano. Vi parlano di alieni, e Gesù non è esistito, e tu è figlio di Erode, e Dio non esiste,
tutte queste minchiate, e voi abboccate come dei polli, gli date pure i soldi a sta gente, ok? Ecco, qui abbiamo Massimiliano Cazzara, Cazzaro, Caranzano, ok, Caranzano, ragazzi, che ci dice che ha fatto un libro dove praticamente ci dice che ci hanno creato gli alieni, ragazzi. Siete pronti a cambiare la vostra visione del passato dell'umanità? Le pecore col popcorn. Pensateci bene, prima di leggere questo libro, se deciderete di aprire questa porta, non ci sarà più modo di richiuderla. A caso scopriremo insieme le nostre origini e le prove dell'esistenza di una civiltà antidiluviana tecnologicamente avanzata, la cui memoria andò perduta in una grande catastrofe globale, ma le cui vestigia punteggiano ancora oggi il pianeta, la mente e la curiosità di chiunque abbia voglia di osservare e capire, chiunque polla abbastanza da credere alle minchiate. Ovviamente il nostro Cazzaro, no, Caranzano, è stato da BioBlu. Ragazzi, quando voi, sto cercando di farvi capire, ragazzi, vuoi vedere se uno è un mostro? Scrivi nome e poi BioBlu. Se è stato da BioBlu, oppure da tutti questi qua della banda Bassotti qua, la banda del risveglio, se questa persona che stai vedendo è finito in uno di questi clown qua, o qualcuno di questi clown l'ha intervistato, scappa! Chiudi il video, pecora! Questi sono i mostri! Poi il nostro Cazzaro è stato anche dai soliti, come si invitano uno con l'altro. Ma poi qui ci parla di un certo Stephen Greer, che è l'ufologia in uso e in Italia. Okay? Questo è il nostro Stephen Greer, ragazzi, è stato in TV. È stato anche da Joe Rogan. Questa è la gente che invitano questi, e ne parlano bene. Di gente che il sistema vuole promuovere queste minchiate, no? Inganni. Guarda. Come puoi contattare anche tu, come puoi essere contattato anche tu dagli ET? Questi fan vivono in ville miliardarie alle vostre spalle, coglioni, che gli date pure i soldi. Guarda, guarda che mostro, già la faccia ti dice tutto. Il dottor sto cazzo, dottor Stephen Greer. Mannaggia la pecora. Insomma, ragazzi, questo è l'IBAN per poter dare soldi anche voi al nostro cristallo. Arrivederci e alla prossima.